nella splendida cornice naturale della Fattoria Paradiso, che esprime emblematicamente la ubertosità e la ricchezza dell'agro contadino romagnolo e la qualità dei suoi prodotti, vero santuario dei vini di Romagna, e ne abbiamo alcuni campioni qui sul tavolo, è ospite del cavalier Mario Pezzi, Vilma Vernocchi. È questo il primo incontro di una serie di incontri, o se vogliamo chiamarli di medaglioni, di artisti romagnoli del canto che hanno onorato e glorificato la Romagna in ogni parte del mondo. E abbiamo voluto Vilma Vernocchi come nostra prima interlocutrice perché Vilma Vernocchi è ancora in attività. E anzi auguriamo a Vilma Vernocchi ancora anni a venire di glorie artistiche. Sarà poi la volta di non dimenticate cantanti, primatrici sulle scene di tutto il mondo, a cominciare dalla Lina Pagliughi, indimenticata, da Maria Farniti, da Pia Tassinari e anche da uomini, cioè da tenori e da baritoni che hanno onorato la Romagna nell'arte del canto. A Vilma Vernocchi chiediamo anzitutto se la vocazione al canto è nata in virtù anche di una passione di famiglia o seppure ha scoperto in sé. Devo dire questo, che mia madre ha tuttora una splendida voce, una perfetta intonazione, e io ho sempre sentito mia madre cantare. Poi non so per quale ragione, per quale istinto, così a una certa nella mia adolescenza decisi di cantare, però fu talmente per me un qualche cosa che mi nasceva dentro, ma non avevo il coraggio di esprimerlo e di comunicarlo in famiglia. Perché? Perché allora, all'età di 14-15 anni, io mi trovavo con una faringite piuttosto grave, che mi ha poi torturato per tanti anni, una faringite che mi impediva poi l'emissione della voce solo nel semplice parlato. Quindi lei può immaginare, allora questo mi frenava e diceva: mai possibile, come posso comunicare ai miei che desidero cantare quando sono senza voce? Ecco. Però dopo trovai questo coraggio, lo confessai a mia madre, che fu per lei questa una grande soddisfazione, perché ai suoi tempi, nella sua fanciullezza, mia madre fu impedita a studiare il canto, perché allora fu uno scandalo per la famiglia quando lei appunto comunicò, disse: voglio studiare il canto. Quindi Vilma, per riscattare un divieto, un veto, non in so, famiglia... che aveva fatto il suo tempo, evidentemente, sì, chissà, e che non poteva essere più proposto, è vero, nei nuovi tempi, ha riscattato anche il talento della madre, non da cui certamente ha ereditato. Sono quei misteri della vita, dell'esistenza, non so il perché. Sentivo che desideravo cantare e non sapevo spiegare la ragione. Sulla scia di esempi illustri, anche a Vilma Vernocchi è capitato un infortunio, sì, presentatosi alla scuola di canto pesarese. Sì, non fui ammessa alla scuola di canto, ricordo che fu per me una grossa delusione, quindi ritornai a casa mortificata e dissi: ma come lo posso comunicare ai miei che sono stata respinta al conservatorio all'esame di ammissione? Seconda difficile comunicazione. Mi ricordo che in quegli anni lì fu per me una tragedia, ecco, così insomma. L'ostacolo fu aggirato. Sì, poi mi iscrissi a pianoforte principale, studiai canto privatamente, e poi dopo al Conservatorio di Bologna frequentai la scuola di canto, non soddisfatta, cercai sempre in queste scuole private un insegnante, perché credo che la cosa più difficile per noi sia appunto trovare un insegnante. È molto difficile lo studio del canto. E poi dopodiché mi presentai alla scuola della Scala, così, senza pensarci, tanto per accontentare mia madre, mi presentai e con mio grande stupore fui scelta per il corso biennale. Vilma mi ha più volte detto che ad incoraggiarla allo studio del canto e alla carriera artistica
furono niente meno che Lina Pagliughi e Magda Piccarolo. Sì. Che ricordo conserva di queste due grandi cantanti, sì, l'una romagnola e l'altra piemontese. Sì, sì, infatti proprio in queste, diciamo, tragedie, questi drammi così, così familiari, anche che avevo un po' coinvolto un po' tutti così, dissero bene, allora andiamo da Lina Pagliughi e vediamo cosa dice questa celebre cantante, questa artista così. Mi presentai timidamente a lei con un'Ave Maria di Schubert perché non conoscevo altro. Scusiamo se poco, però a interpretarsi. Sì, che fra l'altro è difficilissimo questo brano così. Vabbè, mi presentai a lei che accompagnò molto bene al pianoforte, devo dire questo brano lo accompagnò molto bene perché Lina Pagliughi sapeva anche accompagnarsi. E lei rimase così, diciamo, ben impressionata, dice, ah, la vera voce del soprano lirico puro, e ricordo che chiamò sua sorella e dice, vieni a ascoltare questa voce, che bella, eccetera. Mi fece un complimento e questo mi incoraggiò tanto, in modo che ripartì dopo queste sconfitte in questa avventura che è lo studio del canto. Quello che colpisce di queste grandi artiste è anche la formazione pianistica, che si accompagnava sempre, sì, 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 a quella del canto. Sì, sì, musiciste, veramente. Musiciste. Sì, sì. Poi dopodiché passai alla scuola della Magda Piccarolo, consigliata dalla signorina Gianna Manoni, che noi tutti conosciamo, che è una cara amica. Una istituzione a Forlì, sì, e non, sì, solo a Forlì, del canto. È vero, la quale conosceva molto bene Magda Piccarolo, il maestro Gino Barsanti, marito appunto della Piccarolo, e a Milano ho studiato per tanti anni in questa scuola privata e tuttora oggi incontro il maestro Barsanti, che è il mio migliore amico, che ha 86 anni. E a proposito di Magda Piccarolo e soprattutto della Gianna Manoni, che vogliamo, sì, qui ricordare anche insistentemente, sì, e che, sì, speriamo ci ascolti, che è una gelosa custode di tante memorie liriche, la sua, sì, casa è un museo, sì, mi ricorda a volte di quella prima esibizione della Magda Piccarolo a Forlì, addirittura nel 1934, in occasione di un carro di Tespi lirico, sì, che sostò a Forlì in piazza Ordelaffi, protagonista Beniamino Gigli, il tenore, sì, e Magda Piccarolo come soprano. E infatti Magda Piccarolo mi ha sempre parlato di questo concerto di Beniamino Gigli e poi di altre opere che lei ha interpretato, mi, sì, pare, nel dopoguerra. Ecco, nel dopoguerra. Nel 1946 ha cantato con Di Stefano, ecco, addirittura. Ecco, ecco. Non solo, poi Magda Piccarolo è sempre rimasta legata a Forlì, a questo ambiente romagnolo, e ha lasciato a me i suoi costumi di batteria. Di... E a questa Liva prediletta, Lima Vernocchi. Sì, ha lasciato a me il costume di Traviata, la parrucca di Butterfly che ho usato e poi il ventaglio di Butterfly, insomma tanti accessori, il suo beauty case teatrale, i suoi bauli teatrali che sono cose da museo perché sono cose simpaticissime che oggi non usano più e quindi sono cose... Non usano in che senso? No, perché oggi abbiamo delle valigie molto più agili, molto più piccole e capienti, mentre questi ci sono caricavano proprio... in ferrovia. Sì, sì, anche perché poi i bauli che contenevano gli abiti teatrali, cose che oggi invece noi in teatro non possiamo più indossare. Io credo di essere stata l'ultima cantante che è riuscita a indossare i propri abiti al Teatro alla Scala, i propri abiti di Madama Butterfly, perché oggi i registi impediscono questo per un'armonia dello spettacolo, per delle esigenze loro, scenografi, costumisti e registi impediscono l'abito personale. Anche poi perché la costumistica è cambiata, una ragione di stile, sì, portata, sì, secondo anche... Sì. Della sceneggiatura, sì, della invenzione. Sì, 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 sì. Invece allora, fino al dopoguerra, fino agli anni 50, anche fino forse agli anni 60, l'artista importante doveva avere l'abito personale. Sì. È stata poi la volta del debutto a Milano. Sì, poi come ripeto.